costume, nel fare delle persone, perché le persone hanno imparato che con quel fare si relazionavano col circostante. Se noi inventassimo un rito dall'oggi al domani, noi quel rito lo imporremo in questo momento, per cui non possiamo inventare un rito. Ogni persona magari ha i suoi piccoli riti, c'è chi accende le candele, chi ha il rito di concentrazione, chi ha la contemplazione come rito col circostante, però non esiste una ritualità o dei costumi imposti. Ci sono dei pagani che fanno dei riti, fanno delle mangiate, fanno dei banchetti, però non esiste una ritualità che in questo momento sia necessario costruire. Esiste la necessità di farlo perché sappiamo che dobbiamo mettere a punto dei riti con i quali amalgamare le persone, con i quali amalgamarci più che amalgamare le persone. Però è una cosa che in questo momento non si è ancora verificata con la sua forza. Per cui noi ci riteniamo liberi di fare qualsiasi rito crediamo, in quanto i riti sono quello che noi facciamo, cioè la mia attività di sognatore è di per sé un rito e con questa attività io mi relaziono col circostante. La mia attività di contemplatore, la mia attività di meccanico sono delle attività magiche, sono dei riti che io faccio. Però se un altro facesse le stesse cose che faccio io non ci capirebbe niente, cioè sono cose sue. Allora, ricapitolando, esiste la necessità di fare dei riti. Esiste il pericolo che il rito venga calato sulla testa delle persone e che non serva per i fini. Allora, prima è necessario stabilire quali sono i fini e perché un rito si fa e cosa è necessario ricordare all'interno del rito. Quando si è fatto questo, si può decidere come fare il rito e perché fare il rito. Altrimenti sono delle cazzate. Guarda, i riti si inventano da ieri all'oggi, se uno ha un po' di fantasia ne inventa migliaia di riti. Ma questi riti non costruiscono l'uomo, questi riti non servono per costruire la vita, con questi riti non si affronta la vita, per cui è inutile parlare di riti, è bene parlare di concetti, è bene parlare di come ci si pone davanti al circostante, è bene chiarire i vari aspetti della vita. Quando si sono chiariti questi, allora se c'è la necessità del rito, allora si fa il rito. Comunque non saranno certo i riti alla cristiana o alla buddista o alla maomettana, saranno cose che apparteranno alla vita, alle esigenze della vita. Come abbiamo sempre detto, il paganesimo e la stregoneria non sono delle cose slegate alla vita, è la vita di tutti i giorni che ci dà la misura del nostro percorso, non è la setta, il gruppo o qualcosa di oscuro. La vita di tutti i giorni determina quello che noi siamo e quello che noi siamo diventati. Se noi facessimo come fanno, per esempio, non so, tipo i buddisti che hanno dei riti di contemplazione, di meditazione, arrivano anche a buoni livelli di sviluppare il doppio, però il doppio gli muore in mano, cioè il loro corpo di energia muore. Perché? Perché il bilancio e la sua rivitalizzazione va fatta nella vita di tutti i giorni. Cioè, pensare di avere la telepatia, per esempio, è una stupidaggine. Perché? Perché se la telepatia fosse stata economicamente vantaggiosa per l'essere umano, l'avremmo sviluppata come elemento normale all'interno della specie. Invece la telepatia non è mai stato un elemento vantaggioso nello sviluppo della specie umana. Era un elemento che per svilupparlo serviva una quantità tale di energia, una combinazione tale di sinapsi, di tutto quello che poi vogliamo chiamarlo, che non era conveniente. Allora la specie umana si è sviluppata usando la ragione e gli elementi, la parola per esempio, che è una cazzata. Se noi usiamo gli elementi del corpo luminoso, di cui la telepatia sarebbe un aspetto di quando noi lo facciamo andare fuori, e usiamo la telepatia tanto per divertirci, il corpo luminoso muore. Questo è importante capirci. Non esiste il potere inteso come io adesso ho la telecinesi, sposto gli oggetti e frego il nemico. Questo non esiste, sta roba qua. Queste sono cose messe in giro dagli adoratori del pazzo di Nazareth, il quale dice fermati vento, risorgi Lazzaro, cava via la lebbra, fa ste robe. E servono per nascondere quelli che sono i percorsi attraverso i quali affrontare la vita di tutti i giorni. Costruire la medicina, per esempio, è stato un lunghissimo cammino che da Asclepio fino ad oggi i stregoni hanno sempre fatto quasi all'oscuro, quando dovevano farlo nascosti. Quando
Quando quell'imbecille è andato a dirgli: signori miei, se voi non vi lavate le mani dopo avervi tagliato i cadaveri e andate a far partorire le donne, è chiaro che le donne si ammalano di febbre puerperale, bisogna che vi laviate le mani. Questi mi atrofiavano, lo linciavano, lo prendevano a botte. Cioè, riuscire a far capire gli elementi della medicina è stata una grandissima operazione di stregoneria. A me mi viene da ridere quando alcuni stregoni dicono: io ti faccio guarire. Sono cazzate, ma veramente fa ridere. Vediamo un attimo. Sì? Sono Manuela da Dimmi. Latina. Ciao. Volevo darti un'informazione sulla medicina, visto che ho sentito che parlavi di medicina. Dimmi. C'è il racconto di un tale medico arabo che diceva di aver incontrato un medico cristiano. E loro hanno chiamato questo medico per curare una donna che aveva un ascesso, mi pare. L'arabo era arrivato per primo e gli aveva prescritto una dieta. Però arriva il cristiano e dice: costui non fa niente. Dice: questa donna è indemoniata, fa il rito esorcistico e la donna riprende a mangiare i cibi, diciamo, occidentali e l'ascesso peggiora. Allora il cristiano che fa? Anziché riconoscere che l'arabo aveva ragione, pratica alla donna un'incisione a forma di croce sul capo e la cosparge di sale. Ovviamente la donna muore. Lo stesso un cavaliere ferito durante la guerra, l'arabo, aveva prescritto che gli cucissero la gamba e gli facessero impacchi di non so che erba. E invece il medico cristiano gli aveva detto che gli tagliassero la gamba. L'accetta del boia non era abbastanza filata, ci vollero parecchi colpi. La ferita non fu disinfettata, fece infezione e anche questo muore. Bene. Cioè, tanto per dirti, Grazie Emanuela. cioè, su un libro di scuola media, Sul libro di scuola media uguale. questo. Basta. Perfetto. Grazie. Niente, ciao. Ciao, ciao Emanuela. Bene, abbiamo sentito la testimonianza di Emanuela e in effetti riuscire a superare tutti questi preconcetti, tutta questa paura, tutta questa oscenità che i cristiani hanno seminato. Ma perché le hanno seminato? Perché Gesù di Nazareth diceva di essere lui il sapere, lui era il sapere. Le fatiche dei piccoli uomini che cercavano di aprirsi un varco nella conoscenza, di chiedersi il perché delle cose, erano cose da disprezzare, venivano assolutamente disprezzati. E vengono disprezzati proprio per la dottrina del cristianesimo. Allora, qual è il punto? Il punto è questo. Quando qualche pseudo stregone, eccetera, vi dice: io vi faccio guarire, io vi do questa, fategli una bella risata in faccia. Perché anche io, quando ho cominciato a sviluppare la stregoneria, quando ho cominciato effettivamente a accorgermi cosa mi stava succedendo, ho avuto una grandissima sensazione di potere, di potenza, di forza. Cioè, io a un certo punto, ma anche adesso comunque, non avevo più paura di nessuno. Cioè, nessuna carica sociale a me faceva paura. Ed era la sensazione di quando l'energia vitale si mette in moto e cambia velocità. C'è proprio la sensazione di potenza, ma che non è la si può pensarla come potenza diversa, ma in realtà è il doppio che cresce, cioè il corpo di energia che cresce, e non si ha più paura di affrontare qualunque cosa. E allora cosa succede? Che anch'io, vi ripeto, sono stato abbagliato dicendo che in quel momento, quando l'energia scorre così forte, io non mi becco neanche al cancro. Cioè, e di questo ero assolutamente convinto, tant'è che l'ho scritto nel libro dell'Anticristo. In realtà non è vero. Perché questo? Perché se è vero che hai inizialmente questa forza, questa crescita del corpo luminoso così violenta e che ti esalta anche a livello proprio esaltante, è altrettanto vero che dopo il corpo luminoso si amalgama col corpo normale, mescola i suoi bisogni e prima o dopo il corpo va a degenerare, perché è nella sua natura degenerare. Per cui non è che non hai le malattie comunque le avrai, soltanto che stai per sviluppare qualcosa di diverso. Vediamo un attimino. Pronto? Pronto? Molto bene. Allora vediamo un attimo di far partire questo. Benissimo. Niente, per cui se qualcuno vi dice: io vi curo di questo, e vi fa gli esorcismi, vi fa le magie, eccetera, fategli per piacere una bella risata in muso, andate dal dottore e vi fate vedere dai dottori.
magari non imbroccano una, magari faranno delle grandissime cazzate, magari saranno dei dottori ciarlatani, questo ce ne sono a migliaia di questi, puttanate ne fanno a centinaia. Però ricordatevi che una volta si moriva a 20 anni, una volta le morti di parto erano a migliaia, milioni, adesso si è arrivata alla vita media in Italia di oltre 80 anni per le donne e quasi 80 anni per gli uomini, cioè si è moltissimo allungata, per cui significa che sia le condizioni di vita migliorate, sia una condizione di medicina migliore, per quanto la medicina faccia male, per quanto i dottori siano dei scatacani, per tutto quanto quello che volete, c'è la possibilità di allungare i tempi di vita, aumentare i tempi di mutamento e riuscire a trasformarsi in esseri luminosi più facilmente. Questa è la grande opera della stregoneria da Asclepio fino ad oggi, anche se dall'800 al 1789 è stata piuttosto dura. Bene, quello che io volevo continuare è parlandovi della conferenza che teniamo a Vicenza, e questo lo dico anche ai pagani che sono in ascolto. Allora, la conferenza è stata confermata la sala ed è stato confermato tutto. Bisogna fare i passi che sono necessari fare per organizzarla fisicamente. Io ho già preparato la conferenza, ho già preparato il volantino che vi faccio avere, e naturalmente voi lo cambiate come volete, come ritenete opportuno. Ho già messo in computer, in dischetto, tutto quanto, per cui è tutto pronto per tenere la conferenza. Vedremo che tipo di pubblicità farne. In ogni caso vi faccio avere tutto quanto il più presto possibile. Domani non è possibile perché domani c'è l'assemblea degli speaker, per cui domani sono all'assemblea degli speaker, per cui per i pagani in ascolto, diciamo che il materiale io l'ho già preparato per quanto riguarda alla conferenza, e si tratta di fare i passi che sono necessari. Comunque ci parleremo per telefono. Questa conferenza che noi teniamo ha un duplice scopo, cioè ha lo scopo innanzitutto di illustrare il nostro apparato filosofico. Perché questo? Perché ogni religione si muove all'interno di una struttura di pensiero, e la struttura generale di pensiero in realtà è ciò che dà l'impronta alla religione. E per la prima volta, penso, al mondo c'è una religione che nega Dio. Ora, non esiste in filosofia nessun filosofo precedente che abbia detto che Dio non esiste al di là dell'ateismo. Cioè, l'ateismo è stato un discorso, però abbiamo visto che fine hanno fatto gli atei. Cioè, non esiste nessuna visione che neghi l'esistenza di Dio. Per cui riuscire a costruire un sistema di vita, cambiando i termini del discorso, passando dall'ipotesi di un Dio che crea il mondo, al mondo che crea il Dio, cioè il mondo, l'esistente di adesso, che alla fine dei mutamenti va a costruire la coscienza universale, cambia completamente i termini con cui noi guardiamo il nostro sistema sociale. E come li cambia? Li cambia esattamente la differenza che c'è fra l'impostazione dei 10 comandamenti di Mosè e il codice di Hammurabi. Qual è la differenza? Che i 10 comandamenti di Mosè affermano questo: tu devi fare quello che ti dice il padrone, tipo non avrai altro Dio fuori di me, oppure tu devi osservare questo, tu devi fare. E viene detto dall'alto verso il basso, cioè i 10 comandamenti servono a dire al più debole cosa può fare o cosa non può fare rispetto al più forte. A differenza di questi sono i cattolici e i 10 comandamenti ebraici, che poi si trasferiscono al cattolicesimo. A differenza di questo c'è invece il codice di Hammurabi. Cosa dice Hammurabi? Hammurabi dice, davanti a tutte le divinità e l'elenca, eccetera, dice: io scrivo queste leggi affinché il più debole possa avere giustizia nei confronti del più forte. Allora, nel cristianesimo abbiamo delle leggi che vanno che vengono imposte al più debole per permettere al più forte di avere il potere. Nel codice di Hammurabi abbiamo delle leggi che consentono al più debole di avere dei diritti e degli spazi rispetto al più forte. Questi due movimenti sono due movimenti antitetici. Uno è il movimento del paganesimo, l'altro è il movimento della magia nera del cristianesimo. Per cui sottomettere il più forte e sottomettere il più debole
fa parte della magia nera del cristianesimo. Aumentare spazi di libertà del più debole in confronti del più forte è costruzione pagana, è costruzione della stregoneria. Perché questo? Perché mentre il cristianesimo basa tutta la sua forza sul possesso degli individui, gli individui sono possesso del loro Dio, per cui è il potere di avere che è la chiave del cristianesimo, nel paganesimo, nella stregoneria, la chiave è quella del potere di essere, è l'energia che monta dentro, è il cammino verso l'eternità dei mutamenti. Per cui sono due chiavi di lettura della vita che sono antitetiche. Naturalmente noi troviamo delle forme diverse, noi troviamo dei movimenti diversi e questi movimenti diversi nella storia si esprimono con delle diverse sfaccettature. Abbiate pazienza qualche secondo, vi metto qualche secondo di musica e poi riprendo il discorso. Un attimo solo che da solo mi si sta un attimino seccando quella che è la lingua. Grazie. Molto bene, andiamo avanti ancora col discorso. La conferenza che noi facciamo serve per delineare questi principi e delinearli pubblicamente, perché un conto è dire c'è un Dio che ti promette al momento della morte il paradiso. Allora cosa succede? Che la morte diventa automaticamente una cosa orribile, perché dal momento che c'è un Dio che promette, però all'attimo della morte c'è la disperazione, bisogna nascondere la morte, perché se la morte non viene nascosta, le persone non possono più essere ingannate dal fatto che al momento della morte andranno in paradiso. Al contrario, nel paganesimo in stregoneria, la morte è il fine per cui un pagano e uno stregone agisce. Cioè, noi siamo nati soltanto perché moriremo, cioè è nello svolgersi delle cose. Potremmo prolungare naturalmente gli anni, possiamo vivere meglio, possiamo aumentare i tempi di trasformazione, però comunque noi moriremo. Allora, noi dobbiamo morire il più forte possibile. Siamo nati il più forte possibile. Quando eravamo nella pancia della nostra madre, noi puntavamo per essere il più forte possibile, anche a costo di distruggere la madre. Volevamo nascere forti. Allora, perché dobbiamo morire deboli? Cioè, non ha senso questo. Il corpo può andare in disfacimento, ma lo spirito, l'anima, le passioni devono essere sempre passioni di costruzione, passioni di divenire. Io ho visto morire un tale Cesare Musatti, uno dei padri della psicoanalisi in Italia. L'uomo era distrutto, aveva cannette su per il naso, aveva bisturi a tutte le parti, era ridotto a un rottame. Però aveva voglia di fare un sacco di cose, aveva impiantato due libri, stava scrivendo, stava facendo commedie, cioè aveva una tale passione per la vita che chiaramente il suo corpo è morto, però aveva uno spirito talmente potente da riuscire a diventare eterno. Per cui il problema è se questo, il problema è se vogliamo arrivare al momento del corpo fisico deboli o se vogliamo arrivare al momento del corpo fisico più forti. Vediamo un attimino. Sì? Senta signor, mi seguo adesso, dopo che vi ho scoperto, seguo la vostra trasmissione e mi piace sentire tutto quello che dite. Scusate. Sì? Con chi parlo? Con quello che parla? Sì, con quello che parla. Ecco. E sei in diretta. Allora sta attento. La conclusione è questa, che in tre parole. La colpa non è vostra, la colpa è tutta del direttore, quel rossetto, che si chiama da Scorsè. Quello dovrà rispondere a Dio di tutte le monnaie. Va bene. Che disì. D'accordo. E tu insulsi. Va bene, ciao. Ecco. Bene, abbiamo ascoltato anche questa telefonata. Naturalmente c'è anche chi ha paura di essere sconvolto da questo. D'altronde, vediamo un attimino. Si può andare in diretta o no? Se sei in diretta. Sono in diretta. Niente, mi viene in mente, facendo alcune riflessioni, che anche delle manifestazioni che viene fatto, no? Che se ripete nel tempo. Io mi ricordo ancora da piccolo, per esempio, non so se siete avuto modo di vedere, in alcune zone le fa ancora quelle funzioni religiose,
sì, del paese, dove le anche le folcloristiche, diciamo, no? Sì. Cioè chi porta queste, queste funzioni. Allora, io mi ricordo, ero piccolo, portava, cioè chi portava il cavallo, chi portava quello che aveva, chi portava il musso, ma era tutti con bardature, pennacchi, e faceva queste funzioni. Pare che questo, certo, si è visto, si vede ancora, mi pare, in altre cose. E partendo da questo, voglio dire che chi crede, chi non crede, eccetera, però bisogna anche avere un senso di rispetto per le persone, penso. Quali? Tutte le persone. Quali? Com'è? Quali? Tutte le persone. Sì, d'accordo, no, però tieni presente che noi ci hanno bruciati, a milioni. No, ma cioè, no, il rispetto, cosa intendi? Lascia stare, no, io parlo, ho detto di tutte le persone, quindi non so mia Drio fare una cosa. Allora mi dicono, ho sentito tante volte, cioè, chi che sta da parte vostra, lo sentì, cioè siamo arrivati a catalogare Gesù come criminale, insomma. Perché non è vero, forse? No, non so, questa è un'opinione, ma mi dico, vorrei domandare una cosa. Sì? È vissuto o no Gesù? E Gesù era lo figlio di Dio o era un uomo? Va bene, ti rispondo per radio o per telefono? No, stiamo a fare delle dopo te mi rispondi. Sì? Perché, dico, una persona, mettiamo che non fosse neanche Dio, ma che fosse una persona, lei praticamente dimostra da tutte le parti, e quindi è un dato di fatto, che un uomo le sta crocifisso. Questo penso che la storia... No, lo nega. Lo nega la storia, va bene, lo nega la storia. Dopo si parla anche il Papa, è criminale. Guarda che delitti che ha commesso. Sì, appunto, anche questo è criminale. E quindi anche perché il Gabul Coraggio ha 6 milioni di filippini, da dire che non si deve abortire, per cui che i 6 milioni di filippini ascolta il Papa, quindi che 6 milioni di cretini. E anche qua è opinabile. Ma questa è la tua opinione, però? No, appunto, dico, è opinabile. Sì, ma infatti lui non dà i soldi all'UNICEF perché l'UNICEF non accetta di far miseria. Cioè, mi penso che anche dal Papa, al di là di tutto, non voglio difendere, cioè, ma mi pare che sia un punto di riferimento spirituale, morale. Sì, certo, per costruire la miseria. Ah, per costruire. Allora, anche qua si vede che da Fidel Castro a Yeltsin a Coso, cioè, tutti, parlo dei personaggi più potenti della Terra, anche questi qua è una squadra di imbecilli che... Noi forse conviene. Va bene, non ne capisce niente. Dopo che Madre Teresa di Calcutta, un'altra criminale, che la si è permesso, le si è permesso di raccogliere gli emarginati, i lebrosi, portarli dentro, dargli un tetto sulla testa. No, li ha fatti morire fuori dalla coscienza delle persone, così le persone non possono costruire e cambiare la società, allora, in cui vivono. Di tutto questo, sì? mi viene spontanea una cosa. Certo. Di queste persone che ho nominato, penso che è milioni, e non tutti i cretini, che crede in queste persone. Fatti loro. Esatto, ma allora dico, con quale, secondo me, scusa se sbaglio, sì, ma chi sei tu per poter dare dei giudizi così? Forse la coscienza critica. Ho capito, se la coscienza critica, chi altri invece di cretini tipo se la... No. Allora, scusa un attimo, dopo ti lascio parlare. Sì? Ecco, mi non mi meraviglio, e non mi sono mai meravigliato, che portesse alle funzioni di musi con bardatura, ma a me meravigliavo di quei che gli lasciava andare, di quei che picciava le mani. E è la stessa cosa che succede di quei che te lascia andare del Drio microfono e di quei che te dà retta. Va bene, d'accordo. È il mio parere. Comunque sei andato in diretta, eh? Quel giorno che io andrò in diretta su una trasmissione con voi Tila, allora saremo alla pari. Certo, tanto per essere chiari, eh? Io parlo, mi sono Drio a parlare con te. Siccome perfetto, che se queste persone supponi, e non credo di essere l'unico, con tutto, posso avere anche un certo rispetto. Perfetto. Rispettare. Allora, quando perfetto, uno va a vedere un microfono e comincia così a dar del cretino, degli imbecilli, no, a tutti. No, io non ho dato dell'imbecille, del cretino a nessuno, proprio per principio. No, io do dell'altro, non dell'imbecille. Questo è un altro discorso. Esatto. Allora, mi e tanti come me non si sentono criminali. Io dimostro che c'è. Tino, te dimostri niente. Ecco. Mi dico. Senti, amico mio, no, senti un po', esiste... Va bene, dai, andiamo, allora, va bene. Mi non posso pensare che sia milioni di criminali in Italia. Perfetto. Cioè, quella gente che si dedica al volontariato. Perfetto, perfetto. Se per te è criminale, con i dubbi. Ho detto che non mi preoccupo, non mi meraviglio di chi... Che chi allabardava i musi, ma è meraviglio di chi la faceva andare e chi picciava le mani. Ecco, okay, a dire questo. D'accordo, ciao. Allora, chiariamoci una cosetta.
ciò che credono o non credono le persone sono libere di credere quello che vogliono, soltanto che le persone sono anche libere di esprimere quello che vogliono. Ora, io non ho mai detto di esprimere una verità, io ho sempre detto di esprimere una libertà. Per quanto riguarda l'accento su cui una persona vuole mettere il proprio giudizio per criticare o per accettare il comportamento di un'altra persona, sono cose sue. Cioè, se il signor Angelo dice Wojtyla è bravo perché Wojtyla ha detto questo a 6 milioni di filippini, è un concetto di Angelo. Non prendo telefonate per qualche secondo, scusate un attimo, abbiate pazienza. È un concetto di Angelo. Il problema è un altro. E cosa porta Wojtyla in cambio di quello che afferma? Siccome Wojtyla, in cambio di questo, porta solo il macellaio di Sodoma e Gomorra e dice alle persone o voi vi mettete in ginocchio o io vi ammazzo tutti, e vi ammazzo tutti non è che Wojtyla piglia un mitra e spara. Wojtyla impedisce alle persone di sviluppare il proprio divenire attraverso l'organizzazione che si chiama Missionari. E quell'organizzazione attraverso i Missionari hanno un compito ben preciso, quella di mantenere la miseria affinché la miseria continui ad alimentare la miseria. Questo è il compito internazionale dei missionari. Il compito della madre Teresa di Calcutta era quello di togliere le persone davanti agli occhi della gente in modo che morissero. Lei ha il piacere della gente che muore, lei non cura ed è già stata denunciata internazionalmente di questo. Vediamo un attimino. Pronto? È già stata denunciata per questo, perché lei non prende sulle persone, le cura e le rimette nella propria vita. Lei le porta in un posto dove muoiono. Per cui questo è orribile, nel senso che una società che ha dei problemi così grossi deve cambiare e modificare per cambiare le cause che producono quei problemi. Mantenere in piedi quei problemi perché fa comodo che ci sia la miseria è attività degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo a me non mi interessa. Per quanto riguarda il criminale che io do a delle persone, intanto ho già spiegato che io lo do dal punto di vista filosofico e non dal punto di vista giuridico. Ora, adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra è apologia di strage, cioè fa parte dell'articolo 313 del codice penale, tanto per essere un pochetto più chiari. Che dopo venga occultato questo e questo venga nascosto, quello è un altro discorso. Certo. Cesarina. Ciao Cesarina. Ciao. A proposito che parlè di missionari a gente che va a me, anche a tempo fa, avevo sollevato questo discorso. Perché tutti, in ogni paese che se Gavaria chiama comunista, che adesso non chiede più, quando che succede qualche cosa di rivolta, mi trovo sempre missionari. Ma è ora, dico, questi missionari va a portare il bene, però il bene qua è useo, secondo me. La gente dice bravissime persone rischiano la vita, chi io fa fare rischiare la vita? Perché i va là, gli rischia la vita, però non gli insegna a sta gente, a sto popolo che magari non va a studiare, che non gli dice noi altri vi insegniamo sì a studiare, ma anche perché imparè a chiedere i vostri diritti. Certo. Questo non l'ho mai sentito. Infatti, gli insegna l'amore, il perdono, vogliamoci tanto bene, ma non gli dice mai che se io risè in quelle condizioni, se perché che se i ricchi e il capitalismo sovvenzionato dal loro capo che li mantiene in questo stato. Perché? Ti missionari non che dice mai questo? Infatti. E mi ed è come, ragazzi, è come quando chi parla, adesso vado fuori campo dal vostro, ma comunque si allaccia sempre, che i preti, mi sono dato tante volte, parla sempre di volontariato. Mi accetto sempre il volontariato, se uno vuoi venirmi qua a fare il caffè se ho bisogno, ben venga, ma prima voglio i miei diritti. D'accordo. Va bene? Certo. Ti saluto, ciao. Ciao, grazie. In effetti sono d'accordo anch'io con la Cesarina.
L'importante è costruire condizioni di vita migliori, o comunque quantomeno salvaguardare le condizioni di vita che ci sono. Dopodiché si costruisce la miseria, si distrugge l'Albania, però si fa il santuario e si mettono in ginocchio 10.000 persone in processione. Ma... Pronto? Sì? Scusa un attimo, bisogna... Se me c'è mai in causa bisogna che risponda. Pronto? Breve, vai. Senti tu? Sì, sì, ti sento. Volevo dire, allora prima sarebbe corretto che te dicessi quello che dico, no quello che mi hanno detto. Mi hanno detto bravo Voitila, non ho detto bravo nessuno, ho detto che bisogna avere il rispetto delle persone. Va bene, e questo penso d'accordo. Che sia importante. Secondo, sentendo l'ultima telefonata, sì? L'idea che te dicessi, perché ti sei informato, sì? Che i missionari, al di là che possa essere cattolici o protestanti, eccetera, perché mi hai detto che i missionari sono solo cattolici, che non è mai stata quella povera gente là che accoppa i missionari, gli è stati altri che accoppa i missionari. Va bene, ok, ti basta come replica? Terza cosa. Ultima, sì? L'ultima, non replico più. Terza cosa, forse qualcuno si dimentica, a cominciare da te, che proprio le sta proprio predicando le rivendicazioni che si ha sgretolato l'impero romano. Cioè praticamente mi pare che la filosofia di Cristo era quella, cioè quando parla di solidarietà e di sollevarsi, non credo che i cristiani una volta se che fosse spaccato tutti i senoci. Va bene, basta? Ok, d'accordo. Questi dati storici va bene, corretto. Adesso ti rispondo. Sarebbe ok. Corretto che te parlessi, anche storicamente, te parlessi che dove arriva anche d'accordo. Le critiche che ha fatto al cristianesimo. Le ho 5 minuti ancora, devo mettere giù. Gli ha sempre cercato praticamente di incidere negli imperialismi. Sì, trafficando in schiavi, dai, su, bonda. Ora, il problema è questo. Il nostro amico Angelo chiaramente non ha mai seguito le nostre trasmissioni, anche perché non ha mai seguito storicamente cosa noi abbiamo detto. Il cristianesimo è stato solo una struttura per costruire lo schiavismo a tutti i livelli. Non aveva assolutamente rivendicazioni sociali, non è mai esistita rivendicazione sociale nel cristianesimo. Tant'è che lo schiavismo che c'era a Roma, prima dell'avvento dell'imperatore era molto diverso, comunque si è acutizzato con l'imperatore, ma col cristianesimo non c'era nessuna possibilità di diventare liberto, cioè non c'era più nessuna possibilità di liberarsi dalle catene. Il cristianesimo ha fatto dello schiavismo una cosa talmente aberrante, e ricordiamo che ha portato lo schiavismo fino all'altro ieri, cioè i cristiani in America avevano gli schiavi negri fino all'altro ieri, per cui... Lasciamo perdere le rivendicazioni sociali sono sempre state fatte contro il cristianesimo, dalle rivolte di Fra Dolcino alle rivolte di Stracciaioli a qualsiasi tipo di rivolta. Io adesso sono costretto a prendo l'ultima telefonata, vediamo un attimo. Pronto? Mi senti, Claudio? Ciao, sì. Scusami, sono... Dimmi. Niente, mi rilascio un po' al discorso di prima. A proposito del potere individuale, sì? Cioè tipo buddisti che si sdoppiano, eccetera, eccetera. Certo. E come dicevi tu giustamente, si dissolve quando il fine è individualistico. Certo. E va a vantaggio della vanità. E allora volevo dire che mi pare nel film Excalibur, sì? Quando Artù usa la spada Excalibur appunto, sì, per sconfiggere Lancilotto, esatto, che pareva essere, sì, invisibile. Sì, sì. Esatto. La spada quindi si spezza e difatti Artù dice, dovevo usare la spada per mettere ordine nel mondo, e invece ha fatto fatti miei. Per questo invece l'ho usata per me, esatto, stesso, per egoismo. È vero. Allora, volevo dire che lui comprende l'errore e il circostante gli dà un'altra possibilità, esatto, e la spada si ricompone. Voglio dire, può essere la spada Excalibur considerata metaforicamente come bastone dello stregone? Ti ascolto? Ciao, grazie. Ciao. Excalibur... È e non è il bastone dello stregone, nel senso che Excalibur è un mezzo con cui agire nel mondo. In effetti nel film di Re Artù parla della spina dorsale del drago, però sai, quando si arriva con la fantasia è abbastanza difficile riuscire a capirsi, a mettersi insieme.
comunque in ogni caso il senso è quello, cioè resta questo senso, cioè qualsiasi strumento tu hai, il strumento deve servire sia per arricchirti e sia nello stesso tempo arricchire lo strumento affinché continua ad arricchirti. Questo è una relazione dialettica che è sempre questa che esiste. Sono d'accordo con te Francesca, puoi tranquillamente vederlo in questo modo. Ritornando ancora ai discorsi di prima, io non volevo in questa trasmissione parlare dei cristiani, però come vedete le telefonate ti tirano sempre per il collo e ti tirano sempre fuori per farti dire cose che anche non vorresti del tutto, non ti interesserebbero più di tanto. Allora il discorso è questo. Prima di tutto, signore Quagga, idee un po' confuse per quanto riguarda la politica sociale del cristianesimo. Non esiste nessuna politica sociale se non quella di sterminio, di uccidere. Tant'è che nelle guerre cristiane c'è lo sterminio assoluto e c'è lo sterminio per conversione, cioè per distruggere l'anima delle cose. Secondo luogo, i missionari sono stati usati per convertire le persone e affinché le persone si convertissero erano uno strumento di guerra e di dominio, per cui merita solo il disprezzo per questo. Andiamo avanti. Io non do del cretino e dell'imbecille a nessuno. Perché questo? Non solo perché non do del cretino e dell'imbecille, ma perché insultare una persona dandogli del cretino significa pensare alla persona uguale a me. Io non penserò mai un cristiano uguale a me. Un cristiano ha il dono del suo Dio, io invece sono divenuto, per cui non siamo uguali. Fra le altre cose, io qui faccio parlare tutte le persone che mi telefonano, anche quelle che non sono d'accordo con me, anche quelle come questo signore che ha qualcosa da dire. Le stesse cose non mi vengono consentite nelle trasmissioni cattoliche, per cui lasciamo perdere la parità di giudizio. Il fatto che i miei giudizi sono duri è perché la vita è dura, cioè io non vi ho mai detto a nessuno di voi di fare delle cose contro la vostra volontà, non vi ho mai detto di credere in me, non vi ho mai detto di prendere quello che dico io come verità. Vi ho sempre detto di prendere quello che dico io e di usarlo per quello che vi serve e anche buttarlo via, per cui non vi ho mai chiesto cose del genere. Bene, visto che Mario è qui dietro di me e dice siamo ad orario, allora vorrei chiudere vorrei chiudere con due affermazioni soltanto. Innanzitutto ricordo la conferenza che terremo il 28 giugno a Vicenza, in piazzetta 20 settembre vicino a Ponte degli Angeli. Dunque è il giorno 28 settembre alle ore sabato 28 giugno alle ore 17 in piazzetta 20 settembre. Il testo della conferenza è Paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Per cui se Angelo vuole partecipare bene, se non partecipa bene, se si viene per discutere, se viene per discutere bene, se viene per litigare bene sempre, cioè nessunissimo problema. Lo esporremo pubblicamente, cercheremo di essere più brevi possibili per dar atto alla discussione. Vi ricordo ancora che sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver avuto pazienza e arrivederci a giovedì prossimo. Giovedì prossimo continueremo a parlare della della devozio, continueremo a parlare del crogiolo dello stregone, cercherò di darvi altri dati. Bene, adesso lascio a Mario, arrivederci, a risentirci.